Oggi camminando nel mio mondo di Minecraft ho incontrato il Jokeman. Il Jokeman praticamente si presenta quando c'è un mistero. Ed eccolo qua il mistero del Jokeman. Che cos'è? Tecnicamente questo è un ascensore. E qua sembra esserci effettivamente qualcosa. Raga, no, mio Dio. È pericolosissimo tutto ciò. Aiuto. Allora, io non sono capace di saltare, quindi devo stare molto attento. Raga, avete visto? Stavo per letteralmente saltare sulla TNT. Ma non sto affatto scherzando, raga. Madonna mia, come me la son gestita, raga. Assurdo. Per fortuna che ho fatto tutto quanto bene. Allora, tecnicamente qua mi sembra esserci, non esserci niente. Temo di avere uno strano presentimento. Siamo stati vittima dello scherzo del Jokeman, vero? Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, no. Perché? Siamo intrappolati. Raga, siamo intrappolati. Perché? Perché io decido di entrare in questi cavolo di percorsi palesemente, ovviamente, maledetti dal Jokeman? Siamo vittima dello scherzo del Jokeman. Questo scherzo ce lo sta facendo lui, il Jokeman. L'uomo degli scherzi significa in inglese. E non posso assolutamente scavare, non posso più uscire da questa gabbia. Cioè, allora, raga, guardate, io tengo premuto, no? Non scava, è assurdo tutto ciò. Allora, dobbiamo solamente aspettare che qualcosa appaia. Ok. Oh mio Dio, ok. Allora, praticamente il Jokeman adesso ci farà venire la caga addosso a tutti quanti. Ok, non preoccupatevi. Non caschiamo nei suoi scherzi. Dobbiamo solamente trovare l'uscita. Il Jokeman praticamente potrebbe anche ucciderci. Non lui in persona, ma metterà tipo davanti qualcosa, tipo una creatura strana, e noi dovremmo sconfiggerla. Ma non preoccupatevi, lui non ci potrà fare niente. Cioè, nel senso, in realtà sì, ci può uccidere la creatura. Oh mio Dio, perché l'ho fatto? Lo sapevo, questa è tutta colpa del Jokeman, che ha messo Andy. Praticamente questa Andy è una mela marcia cattivissima che ci uccide. Raga, sarà difficilissimo superarla, perché adesso riesco ad ucciderla effettivamente, però lei ci manderà continuamente indietro e rispawnerà. E questo è il vero problema, è che rispawnano queste dannazioni di mostri. E io qua non posso correre più velocemente, perché poi i signorini non me lo fanno fare assolutamente a cipicchia. Oh, siamo attenti, perché qua Andy ci potrebbe spawnare da dietro, raga. No. Raga, ho paura. Ok, saliamo. Ok, perfetto, siamo fuori per ora. Ok, allontaniamoci immediatamente da questo posto prima che la cecità non ci acciechi per sempre. Cosa sto dicendo? Ok, allora, se vedete il Jokeman, mi raccomando, non cascate nei suoi scherzi, perché sono pericolosissimi. Ovviamente in questo mondo è pieno di Jokeman che continueranno ad uscire e faranno nuovi segreti e ci metteranno davanti a sfide mortali. Io però voglio farle insieme a voi, quindi se voi lo volete ovviamente scrivetemelo nei commenti e io le porterò volentieri.